Sport Piceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Chi è Santa Ragione e perché Santa Ragione? Santa Ragione nasce nel 2010 tra compagni di università e amici quando stavamo finendo gli studi in design della comunicazione e belle arti, e ci siamo ritrovati a voler fare un gioco da tavolo, anche perché le nostre competenze tecniche all'epoca non ci permettevano di fare un videogioco. E quindi per dare un'identità al gruppo, anche per firmare i contratti di distribuzione di questo gioco da tavolo, abbiamo deciso di trasformarlo in una società, non immaginandoci forse che poi, almeno per me, sarebbero diventato la mia professione vera, no? Da grande. E il nome nasce un po' come scherzo della relazione tra il miracoloso e lo scientifico, no, della ragione che è santa, che è secondo me un po' la base del concetto di videogioco stesso, che pur essendo un prodotto tecnologico è anche un prodotto artistico. E poi invece il suo significato più diretto è una specie di automotivazione di fare le cose sul serio, di fare le cose fino in fondo, e da lì nasce un po' il nome dello studio. Chi è Pietro? non mi hai preparato a queste domande così introspettive. Non ti saprei rispondere. Io, allora, professionalmente... allora, iniziamo da un percorso biografico. Io ho fatto molti anni al Politecnico di Milano, design della comunicazione, e poi ho fatto sempre lì un dottorato con una tesi sull'interaction design, in particolare sui modi di progettare videogiochi che non fossero strettamente collegati alla risoluzione di obiettivi, risoluzione di sfide, i premi legati agli obiettivi, quindi come si possono progettare videogiochi non tradizionali, sostanzialmente, a livello di studio. E mentre studiavo queste cose, cercavo di metterle in pratica nei progetti a cui collaboravamo all'interno di Santa Ragione. Quindi l'idea di avere un approccio artistico, autoriale al videogioco, che cerca un po' di mettere in discussione quelli che sono i sistemi tradizionali e le meccaniche tradizionali che si trovano nel videogioco. Professionalmente io ho dedicato la mia carriera, la mia attenzione, il mio studio a questo problema in particolare, con l'idea che si possa contribuire attivamente alla trasformazione del videogioco in un medium maturo, capace di raccontare storie al di là delle storie di conflitto. Quindi che non siano tutte storie in cui c'è uno scontro tra più parti, in cui ci devono essere vinti e vincitori, perché in realtà è molto più complicata di così, e sarebbe bello che ci fossero anche degli strumenti all'interno del videogioco per raccontare queste altre storie. Come nasce un progetto? Come nasce l'idea di fare quel progetto, e soprattutto da cosa vi traete ispirazione? Direi che normalmente quello che succede è che attraverso gli anni si prendono appunti su delle idee di gioco, che possono essere una frase, una parola, un dettaglio, un'idea per una piccola interazione. E queste si accumulano e si stratificano, finché al momento opportuno, cioè quando c'è un'occasione, un allineamento planetario che ti dà la possibilità di fare un progetto nuovo, tutte queste idee si sono lentamente aggiunte una all'altra, si sono combinate, e spesso vengono riassunte e raggruppate per creare questo concept nuovo che poi diventa il nuovo progetto. E non sono semplicemente idee di interazione, ma si legano anche ai temi che si vogliono trattare, che possono essere temi espliciti, quindi di ambientazione, voglio fare un gioco western, oppure possono essere impliciti, di politica, di società, voglio trattare questo tema, voglio cercare di raccontare attraverso l'interazione questo conflitto, questa ingiustizia, questo problema politico, e i due elementi si intrecciano attraverso l'interazione. Abbiamo visto l'ultimo lavoro che si sta sviluppando, che è Saturnalia. Allora, da cosa vi ispirate?
qual è l'obiettivo che ha Saturnalia, ma soprattutto un po' tutto il gioco. Non si tratta qua di spoilerare perché abbiamo visto il video. Quindi a livello grafico, poi avete avuto difficoltà, tante altre cose? Ci puoi raccontare qualcosa in particolare? Dal punto di vista della realizzazione grafica di Saturnalia, noi abbiamo fatto una cosa che facciamo spesso nei nostri progetti, cioè andare a parlare e cercare di coinvolgere una persona che non ha mai fatto videogiochi prima, ma che ha un talento artistico in un'altra disciplina. Prima tu mi hai detto, ho scoperto il tuo gioco perché stavo guardando, ero online, ho notato uno screenshot e sono andato a vedere cos'era. Per noi l'obiettivo è proprio quello, cioè creare un gioco per cui ogni immagine di questo gioco sia immediatamente riconoscibile e diversa dagli altri giochi all'interno del suo genere, in modo che attiri lo sguardo curioso di chi, anche chi magari non è interessato al mondo dei videogiochi. E io penso che questa cosa si possa ottenere particolarmente in modo efficace proprio se si coinvolgono all'interno della produzione dei videogiochi talenti che magari non sono neanche mai immaginati lavorare a un videogioco. In particolare per Saturnalia, la nostra art director, Marta Gabas, viene dal mondo della scenografia per il teatro e per la pubblicità ed era la prima volta che si trovava a lavorare con i limiti e le necessità di un videogioco. E con lei abbiamo fatto questo percorso di identificazione di questo look per Saturnalia, che è un po' ispirato all'espressionismo tedesco nel teatro e nel cinema, e un po' alla tradizione del fumetto italiano, e perché no, anche al tipo di fotografia del classico giallo del cinema horror italiano, quindi Bava, Dario Argento, eccetera. Unendo questi tre elementi è venuto fuori il look di Saturnalia, che è quello che si vede nel trailer. E io penso che proprio partire da un punto di vista diverso, quindi non per la realizzazione di livelli da giocare, ma per la realizzazione di scenografie in cui succedono cose, come se fosse una scenografia di teatro, ci abbia permesso di creare un look particolarmente distinto, particolarmente diverso da quello degli altri videogiochi. E gli altri lavori che avete fatto, perché non è solo questo gioco che è in uscita, ma ci sono altri lavori che avete fatto? Sì, questo è il nostro quarto videogioco commerciale, quinto progetto. Come ti dicevo, siamo partiti da un gioco da tavolo, poi abbiamo fatto tre videogiochi, Fotonica, che è un gioco di corsa in prima persona, che ha una grafica vettoriale in bianco e nero che ricorda un po' i primi giochi elettronici degli anni 70 con grafica vettoriale. Poi abbiamo fatto Mirror Moon EP, che è un gioco di esplorazione spaziale che utilizza un look low poly, che adesso è abbastanza di moda, ma all'epoca era molto raro vederlo nei videogiochi, quindi queste superfici geometriche in cui la luce si riflette in maniera uniforme su tutto il poligono tridimensionale. E l'ultimo è stato Wheels of Aurelia, che è un gioco narrativo ambientato alla fine degli anni 70, che ha questa visuale dall'alto in cui si vede una macchina che guida lungo l'Aurelia, lungo la costa dell'Aurelia, e che mostra un po' dei panorami stilizzati dell'Italia della fine degli anni 70. Questi tre progetti, la direzione artistica è sempre stata di Niccolò Tedeschi, che è il cofondatore di Santa Ragione, che ha un background nelle belle arti e che però per ogni progetto ha coinvolto un illustratore o illustratrici al di fuori del mondo dei videogiochi per trovare, diciamo, quella che noi chiamiamo la concept art, cioè delle immagini di riferimento che facessero da guida alla produzione della grafica di questi giochi. Stiamo scorrendo il vostro sito internet e leggo Best of 2014. Sì, Fotonica, quando è uscito su App Store, è stato poi selezionato da Apple tra i migliori giochi in uscita di quell'anno, e quindi ci hanno dato quel badge che abbiamo utilizzato per promuovere il gioco sul sito e sugli altri canali. Quale, oltre che quando girate le fiere, girate, questo periodo non si può girare, però parliamo di quando girate le fiere e la gente si ferma al vostro stand, quali facce avete davanti quando vedono i vostri lavori?
se non vi conosco in quel momento, che facce vedi e che sensazione ti danno? Sai, i videogiochi indipendenti del tipo che facciamo noi, normalmente quando vengono presentati alle fiere internazionali commerciali di videogiochi, sono spesso contestualizzati all'interno di sezioni o di booth che trattano giochi simili, quindi con estetiche particolari o con meccaniche particolari. Quindi chi si avvicina a queste aree per provare questi giochi di solito ha già un pochino in mente il tipo di esperienza che farà. Quindi non è un'esperienza così traumatica come te la immagini. Le persone che vengono a giocare i giochi di Santa Ragione, vengono a provarli, sono già ben disposte a provare qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso, quindi sono incuriositi, magari lo notano a distanza, un gioco con una grafica diversa da quella a cui sono abituati, però se sono già lì vuol dire che hanno già un tipo di interesse per, diciamo, una wave di sperimentazione nei videogiochi. Voi venite da una terra che è abbastanza particolare, con una storia incredibile. Si parla che in realtà siete l'Atlantide, però perché avete deciso, come tante altre società, di rimanere al territorio ma non spostarvi? Molto spesso c'è l'abitudine di una volta creato qualcosa di bello ci si sposta, invece voi testarti, rimanete... Stai parlando della Sardegna per Saturnale o dell'Italia in generale? No, della Sardegna, perché la Sardegna allora, è meravigliosa. Santa Ragione è basata a Milano, è una società milanese, e io sono di Milano, mentre Nicolò, il cofondatore, è di Verona. E abbiamo, come dicevi tu, giustamente... C'erano due strade quando abbiamo fatto Santa Ragione: o fare uno studio con un nome internazionale che si, diciamo, mischiasse tra i tanti studi di game design in giro per l'Europa, per gli Stati Uniti, che non hanno un'identità territoriale specifica, oppure invece investire tutto al contrario nelle nostre radici e diciamo, rimarcare il fatto che questi fossero in particolare videogiochi italiani. E noi chiaramente abbiamo scelto questa seconda strada, tanto che lo studio si chiama appunto Santa Ragione, non ha un nome in inglese, no? Sì. Invece per quanto riguarda la Sardegna, diciamo che fa parte di questo percorso che stiamo facendo di un po' di riscoperta di folklore e culture locali che non sono mai state trattate nei videogiochi, e quindi ci piace questo percorso di indagine e di collaborazione. Tra l'altro Saturnalia è stato supportato dalla Fondazione Sardegna Film Commission, che ci ha portati sull'isola per 7 giorni a fare location scouting e a trovare tutte le zone che abbiamo studiato per poi essere riprodotte nel gioco. Quindi c'è un legame col territorio che è di più della semplice ispirazione, della semplice ricerca che si può fare a distanza. E infatti noi, io volevo parlare a questo punto, perché volevo sentirlo da te e non dirlo, cioè questa parte, perché avevo notato nel videogioco questa cosa, cioè nel trailer, avuto questa sensazione che si parlasse dell'ambiente sardo, cioè della Sardegna, quindi lo volevo sentire più da te che lo citavo io questa cosa, quindi ecco perché ho fatto questo aneddoto, questo riferimento. A questo punto... Io veramente non faccio questa domanda, però hai qualcosa di particolare che ci vuoi raccontare che nelle domande ancora non abbiamo trattato? Saturnalia è diverso dagli altri giochi horror che magari sei abituato a giocare. Ci sono alcuni punti di differenza nel gameplay, proprio di come si svolge il gioco, in cui abbiamo cercato di sperimentare e di trasformare alcuni, diciamo, approcci più tradizionali di questo genere di giochi. Per esempio, invece di avere un protagonista singolo, nel gioco ci sono diversi personaggi che puoi interpretare e non c'è uno sviluppo lineare né della trama né dell'ordine dei puzzle e del progresso che si fa nel gioco. Invece chi gioca è libero di sperimentare con che personaggio svolgere quale scena, quale puzzle affrontare per primo, in quale direzione della mappa andare ad esplorare. Quindi devi immaginarti questo villaggio in cui si svolge il gioco come completamente esplorabile. Dicevo che il gioco si svolge in questo villaggio,
immaginario sardo, in cui ci sono questi personaggi che si trovano durante la notte del solstizio d'inverno da soli per la strada dopo un coprifuoco e cercano di scoprire perché gli abitanti di questo villaggio sono spariti, e chi gioca può interpretarli in qualunque ordine, affrontando con loro qualunque missione disponibile nel villaggio in un ordine a piacere. Quindi la storia si va a sviluppare in base alle scelte di chi gioca, invece che seguire un ordine prestabilito di puzzle, soluzione, progressione della storia. Questo è vero tanto per l'esplorazione, quindi le scorciatoie che vengono aperte, quanto appunto per il ritrovamento di oggetti e strumenti che possono essere utilizzati per aprire queste scorciatoie e risolvere questi puzzle. Tutto dipende un po' dall'intenzione di chi gioca, che decide di affrontare prima magari l'area del castello, esplorare cosa succede nell'area del castello, oppure quella della chiesa, della sua cripta, e così facendo si scoprono diversi dettagli e diverse sottostorie che sono legate al passato dei personaggi, che all'inizio del gioco è misterioso, non viene spiegato, ma viene poi introdotto tramite questi indizi che vengono scoperti di volta in volta. L'altro aspetto che secondo me è diverso dagli altri giochi horror è che noi non abbiamo un vero e proprio game over, non abbiamo le situazioni in cui i personaggi muoiono e quindi chi gioca deve rifare un pezzo del gioco e rifarlo bene per superare una difficoltà. Nel nostro gioco, se tutti i personaggi in gioco venissero catturati, quello che succede è che il villaggio in cui si svolge il gioco si riconfigura, viene creato nuovamente, e le strade, la posizione dei palazzi sarà diversa, ma tutti i progressi fatti da chi gioca vengono conservati. Quindi noi non puniamo chi gioca obbligandolo a rifare un pezzo del gioco, ma invece sostanzialmente lo derubiamo delle informazioni rispetto alla posizione dei luoghi che aveva imparato nella sua precedente partita. Quando qui hai fatto provare il gioco, le reazioni delle persone che ti sono trovate davanti, perché chiaramente è stato fatto il provare, qual è stata la sensazione che hai riscontrato? Molto positiva, soprattutto adesso che il gioco è in fase di completamento, in cui si può veramente diciamo apprezzare tutti i diversi layer, quello narrativo, quello esplorativo, quello horror. Quello che mi piace vedere nelle persone che giocano è la curiosità di scoprire cosa sta succedendo, cosa succederà poi, e anche queste situazioni spontanee che si creano nel gioco con la minaccia che è nascosta per il paese, questi personaggi che cercano di sfuggire, che è tutte le volte sorprendente. Quindi forse la cosa più bella è vedere la sorpresa negli occhi di chi gioca, di ritrovarsi in queste situazioni inaspettate e di come le affrontano ognuno individualmente. Perfetto, ci hai fatto una disamina perfetta di tutto il gioco, ci hai raccontato tutto, veramente. E quindi aspetteremo di giocare. E intanto un'altra cosa, noi spesso e volentieri abbiamo intervistato doppiatori. In questo caso, perché il videogioco si comporta della parte tecnica, che realizza il gioco, la parte designer che fa il gioco, cioè dà un senso logico il designer, ma c'è anche la parte audio, che non è solo musica, e a questo punto ti diremo. Per quanto la musica, riferimento alla musica, da chi vi appoggiate, ma soprattutto in quale versione e che tipo di audio utilizzerete? Solo in inglese? Allora, dal punto di vista delle voci, il gioco non è doppiato, quindi tutto il dialogo e l'esposizione è fatta attraverso balloon e testo scritto, non c'è un vero e proprio doppiaggio del gioco. E il gioco sarà disponibile almeno in 5 lingue al lancio, anche se speriamo di supportarne di più, tra cui sicuramente l'italiano. Dal punto di vista delle musiche, noi abbiamo collaborato per questo gioco con il nostro collaboratore storico, che si chiama Nicolo Sala, che ha scritto le musiche anche per i nostri precedenti videogiochi, e per questo gioco ha scritto questa reinvenzione
di una canzone popolare del 600 che si chiama La Passacaglia della Vita, che ha reinterpretato con sonorità tra l'elettronico e il sardo, creando, diciamo, una versione nuova di questa canzone, che è un po' la sigla del gioco, che si sente nelle note dell'ultimo trailer, e che invece sveleremo in forma cantata nel prossimo trailer. Cioè, il rapporto con i videogiochi, com'è il tuo rapporto con i videogiochi? È difficile, sai, perché ormai sono 10 anni che faccio questo lavoro, quindi per me giocare ai videogiochi è molto tenersi aggiornati, no? Su quello che fanno gli altri, lo stato dell'arte, quali sono le ultime novità, le ultime innovazioni, quindi faccio un po' fatica a godermeli da giocare proprio. Quindi, però cerco di giocare tutto quello che esce. Ecco, quindi se prende nel cercare di capire ti annoi. Diciamo che c'è un po' quello sguardo che non è lo sguardo ingenuo di chi si vuole soltanto divertire, ma c'è uno sguardo analitico di capire, ah, chissà come hanno fatto questa cosa, per cui è un po' te li rovini se ci lavori. Allora ti diciamo, riprendi a giocare come divertimento, vedrai che probabilmente sai, probabilmente risolve, cerchi, ritrovi più cose rispetto di cambiamenti rispetto a quello che adesso fai l'ottica normalmente nel vedere e cercare la soluzione. Può darsi. Quindi grazie ancora. Cambia mestiere e poi ti rimetti a giocare. O i bambini ti rimetti a giocare. Nel frattempo ci salutiamo, ci fai saluti, ma siete in 3, mi pare aver capito, perché abbiamo visto nel sito ci sono 3 persone che uno guarda una parte, una guarda l'altra, ma diciamo, noi siamo un po' il cuore, ma il gioco ha tantissimi collaboratori che cambiano, che partecipano al progetto per qualche mese o anche per anni, e quindi diciamo che per ogni progetto creiamo un team che lavora specificatamente su quel progetto, anche se noi, diciamo, il cuore di Santa Ragione siamo solo in 3. Sport Piceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie a voi. È stato un piacere conoscerti, ma soprattutto perché ci fa piacere, perché possiamo parlare di un prodotto, di un gioco italiano. E questo è bellissimo. Quando si parla di un gioco italiano, poi è bello, perché abbiamo visto il trailer, sicuramente sarà bello da giocare, ma soprattutto interessante perché si sviluppa in più cose, quindi cioè, non c'è una via precisa, ma bisogna seguire un pochettino il tracciato a seconda del personaggio che poi scegli. Quindi abbiamo capito, certo, questa cosa, quindi sarà molto più divertente rispetto a quello che devi partire da A, arrivare a B. In realtà qui parti da A e puoi arrivare a C, ma come puoi ritornare benissimo a B? Quindi esatto, fare il giro del paese 50 volte e capire, non aver capito nulla. Quindi abbiamo capito che ci divertiremo a girare come pazzi fino a quando non troveremo il vecchietto che ci dice guardi l'uscita di là. Grazie ancora, grazie mille.